Nuova edizione del nostro videogiornale, bentornati. Cassola, Sonda è morto in ospedale, l'ex campione di ciclismo non è sopravvissuto all'incidente in scooter. Troppo gravi le lesioni riportate da Dario Sonda nello scontro con una BMW venerdì sera. Nel 2009 aveva conquistato il titolo mondiale juniores su pista nella specialità dello scratch. È stato travolto poco lontano da casa mentre si stava recando al lavoro. Per il 31enne, padre di due bimbi di 1 e 3 anni, fatali traumi cerebrali subiti nell'impatto. Termeghedo abbandona rifiuti gettandoli in un dirupo, identificato 52enne di Arzignano, getta i rifiuti nel greto del torrente Chiampo e scappa. Fortunatamente gli agenti della polizia locale sono riusciti a risalire l'autore del gesto. Un 52enne di Arzignano, convocato al comando locale e messo di fronte all'evidenza dei fatti, l'uomo ha ammesso le responsabilità, sanzionato a norma e di legge. Vicenza, intervengono per una lite tra fidanzati, agente finisce all'ospedale. Una lite furiosa avvenuta in un appartamento di Viale della Pace ha indotto i residenti a contattare la polizia. All'arrivo degli agenti della questura, i due giovani hanno proseguito invadendo, insultando, minacciando i poliziotti. Uno di loro è stato aggredito dalla donna subendo il morso ad una gamba, trasportato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 5 giorni. I due soggetti di 23 e 33 anni, entrambi vicentini, sono stati dichiarati in arresto per resistenza e violenza pubblico ufficiale, nonché lesioni aggravate. Valdagno, sicurezza, altri due arresti in centro per spaccio di stupefacenti. L'operazione condotta dai carabinieri Valleagno ha portato all'arresto di due residenti della zona di 59 e 51 anni colti in flagranza di reato mentre si scambiavano 31 grammi di cocaina. Nell'abitazione del 59enne rinvenuti 100 grammi di hashish e 2.000 euro in contanti, entrambi agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Vicenza, si è spento Bruno Cappelletti, ex consigliere comunale ed emblema della lotta al Parkinson. Fino a pochi anni fa, nonostante la malattia neurodegenerativa che lo aveva colpito, l'ingegnere ed ex amministratore pubblico si impegnava in attività sportive promuovendo un approccio non passivo. A ricordarlo con un messaggio alla stampa il sindaco Francesco Rucco, lodando l'esempio di Cappelletti, morto sabato, quasi 90 anni. Due ville, lo spacciatore di cocaina recidivo a Pizzicarlo, gli agenti della locale. Un soggetto di 45 anni, tenuto sotto debita attenzione, è stato perquisito nei giorni scorsi in pieno giorno, trovandolo in possesso di due involucri da 5 grammi ciascuno contenenti la polvere bianca. Lo spacciatore si aggirava nei pressi della caserma dei carabinieri di Due Ville senza curarsi della presenza dei militari. Schio, approvata la nuova pista ciclabile di Via Vicenza, investimento da 250.000 euro. L'amministrazione comunale Scredense ha approvato il progetto per la nuova pista ciclabile di Via Vicenza, un intervento che mira a garantire maggiore sicurezza ai cittadini che intendono percorrere un tragitto molto transitato. L'investimento di 250.000 euro potrebbe essere finanziato dalla Regione Veneto grazie ad un contributo per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. La pagina dell'Eco Nazionale con la cronaca: Macerata, bimba precipita dal terzo piano, fermata la mamma per tentato omicidio. Questa è l'accusa contestata ad una donna di 40 anni che ieri ha provato ad uccidere la figlia di 4 anni lanciandola da una finestra del terzo piano in uno stabile di Via Foscolo a Macerata. Covid, nuove regole dal Green Pass alla mascherina, sono stati 40.757 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Guerra in Ucraina, esplosioni a Belgorod, Israele, gravi parole antisemite di Lavrov, 68esimo giorno di guerra, l'evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal dovrebbe riprendere, ma i missili russi sono tornati a colpire.
Sport, corsa scudetto, tutto come prima, vincono Milan e Inter, Juve in Champions, Serie A, primo verdetto a 3 giornate dal termine, Milan, Inter, Napoli, Juventus rappresenteranno l'Italia nella Champions League 22-23. Alla luce dei risultati del 35esimo turno sono aritmeticamente raggiungibili partenopei e bianconeri, oltre alle milanesi che si stanno contendendo lo scudetto. Per ora è tutto, grazie dell'attenzione, a risentirci, a domani.